Benvenuti nel mio laboratorio, viaggiatori. Sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia. Sì, insomma, sono quello che chiamate perché avete riempito il vostro computer di virus e altri ammenicoli e avete bisogno che gli dia una bella ripulita e recuperi tutte le informazioni, tutti i documenti importantissimi del lavoro, tutte le foto del battesimo del vostro figlio, tutte le foto di quell'attrice famosa senza veli, sì, insomma, tutto il materiale importantissimo del quale ovviamente non avete fatto una copia di backup. Perché poi mi dite tutti che sono il vostro salvatore. Sono Grizzly, non Salvatore, ma non divaghiamo. A partire da questo video vi racconterò, o vi mostrerò, alcune delle cose più strane che mi sono successe facendo questo lavoro. Come dicevo, mi contattate per tutti i vostri problemi più o meno complicati nell'ambito dell'informatica e della tecnologia. Brutta bestia la tecnologia, non è vero? Molti clienti ammettono placidamente di non essere esperti, eppure certe volte riescono ugualmente a farmi impazzire. Mi telefona uno. Il mio computer non parte. Che può essere? Ma tu ci vai dal meccanico e gli dici, dopo esserci andato a piedi, la macchina non parte, che può essere? Computer non parte, che può essere? Quanto tempo ho per rispondere? Chiedo l'aiuto del pubblico. E d'altronde l'aiuto mi serve. Io sono un vecchissimo bacucco dell'informatica. Pensate che quando ho cominciato, la velocità dei processori si misurava nei dintorni dei 4,77 MHz, e non sommando il quadrato del numero dei core con la radice quadrata della velocità tangenziale di ciascuno e moltiplicando il tutto per l'integrale definito dalla memoria alla dimensione dell'hard disk in DX. Tutto chiaro, no? Perché dopo interrogo. Lo diceva sempre un mio collega quando parlavamo davanti a qualche cliente. Ah, se avete capito quello che ho appena detto e vorreste spiegarmelo nei commenti, mi farebbe molto comodo. Dicevo, quando ho cominciato, il sistema operativo non era mica Windows, si chiamava DOS, e non girava su hard disk da svariati terabyte, bastava un singolo floppino da 360k. Persino per i virus era più semplice, c'erano dei kit a base di cotone e acqua ossigenata per disinfettarsi i dischi a casa. Comunque, io sono Grizzly. Ogni giovedì pubblicherò un nuovo video sulla playlist Vita da Tecnico, per cui se sono riuscito a incuriosirvi vi invito a fare clic sul bottone like e a iscrivervi al mio canale per restare sempre aggiornati sulle novità. Sul doobly-doo e in fondo ai miei video troverete tutti i link per seguirmi sui social network. Inoltre, così come per il diario di viaggio on the road, anche i video della playlist Vita da Tecnico sono accessibili e sottotitolati in italiano. Per cui, ci vediamo domenica mattina sempre con diario di viaggio on the road e il prossimo giovedì con un altro Vita da Tecnico. Ciao a tutti e grazie!